Ciao ragazzi, oggi parleremo del dono della fortezza, quel dono che ci aiuta a resistere alla tentazione del male e della pigrizia. Come sempre, rieccoci in questo nuovo capitolo del nostro mini corso sui doni dello Spirito Santo. Questa volta parleremo del dono della fortezza. A primo impatto, il nome potrebbe ricordarci un castello o delle mura, comunque qualcosa che ci difenda e protegga dai nostri nemici. La fortezza, come dono dello Spirito Santo, tuttavia, non è intesa come forza fisica che prevarica il prossimo, ma come l'essere forti dell'amore di Dio, che nella vita di tutti i giorni o nelle difficoltà ci dà la forza di poter vivere cristianamente. Oltre ad essere un dono dello Spirito Santo, la fortezza è anche una virtù. Non sapete cosa sono le virtù? Nessun problema! Il Catechismo della Chiesa Cattolica le definisce come disposizione abituale e ferme a fare il bene. Vengono divise in virtù umane e virtù teologali. Le teologali sono fede, speranza e carità. Le umane, invece, sono prudenza, giustizia, temperanza e fortezza. Quest'ultima è quella che assicura la fermezza nelle difficoltà e la costanza nella ricerca del bene, giungendo fino alla capacità dell'eventuale sacrificio della propria vita per una giusta causa. Parlando in un'udienza generale sulla fortezza, Papa Francesco ha ricordato la parabola del seminatore, che ci aiuta a cogliere l'importanza di questo dono. Un seminatore esce a seminare. Non tutto il seme che sparge, però, porta frutto. Quello che finisce sulla strada viene mangiato dagli uccelli. Quello che cade sul terreno sassoso e in mezzo ai rovi germoglia, ma viene presto seccato dal sole o soffocato dalle spine. Solo quello che finisce sul terreno buono può crescere e dare frutto. Come Gesù stesso spiega ai suoi discepoli, questo seminatore rappresenta il Padre, che sparge abbondantemente il seme della sua parola. Il seme, però, si scontra spesso con l'aridità del nostro cuore e anche quando viene accolto rischia di rimanere sterile. Con il dono della fortezza, invece, lo Spirito Santo libera il terreno del nostro cuore, lo libera dal torpore, dalle incertezze e da tutti i timori che possono frenarlo. Quindi il dono della fortezza è un vero aiuto, ci dà forza, ci libera anche dai tanti impedimenti e ci dà il coraggio di mostrare la nostra fede, dando la nostra vita per gli altri.